E bentornati a Babylon. Rieccoci a Babylon. Rieccoci a Babylon per quanto riguarda una puntata che, insomma, sulla storia della cultura italiana ha molto da dire. Babylon sì. Non può non cimentarsi e non confrontarsi con la storia della cultura italiana in un anno come il 2021, che per la storia del nostro paese vuol dire tanto. Una grande celebrazione, quella appunto. Restiamo sui 700 anni dalla morte del sommo poeta Dante Alighieri. Stavolta lo facciamo con una cosa di cui morivamo dalla voglia di parlare, ovvero la serialità a teatro. La serialità a teatro tra Italia e India. Esattamente, ma tra due continenti completamente diversi. Lo facciamo con Video Dante, una web serie performativa degli Stabili Vaganti, la compagnia Stabili Vaganti, che è ispirata proprio alla Divina Commedia e che coniuga tradizione e innovazione proprio attraverso letteratura, arti performative e un dialogo, insomma, interculturale appunto tra due continenti completamente diversi. Noi vogliamo darvi un'anticipazione. Vediamo di che si tratta. Con un piccolo video trailer e poi vi presentiamo proprio gli Stabili Vaganti. Allora noi salutiamo subito Anna Doradorno e Nicola Pianzola, insieme sono gli Stabili Vaganti, eccoli in collegamento con noi. Ciao ragazzi e grazie soprattutto per aver accettato il nostro invito. Benvenuti a Babylon. Ciao, grazie a voi. Ciao, grazie mille. Ragazzi, descriviamo subito Video Dante, cerchiamo di farlo insieme. Meglio di noi soprattutto, beh, di quanto certo abbiamo fatto in introduzione prima. 7 episodi in cui, insomma, si ripercorrono anche i 7 giorni che Dante Alighieri passò nei regni ultraterreni, e una vera e propria forma performativa rappresentata e raccontata in streaming via web sui canali social della vostra compagnia e sui canali social dell'Istituto Italiano di Cultura di New Delhi. Io innanzitutto partirei dalla definizione che avete dato di questa operazione, ovvero serie performativa, web serie performativa. Che cos'è e come vi è venuta in mente anche? Allora, è qualcosa che ci è venuto in mente in questo periodo chiaramente difficile per il teatro e in cui non desideravamo continuare a lavorare, ma soprattutto continuare a collaborare con artisti internazionali, perché la nostra è una compagnia che ha un po' questa vocazione. Noi da sempre abbiamo diretto progetti in tutto il mondo, anche portato spettacoli in giro per il mondo, e quindi per noi la chiusura era doppiamente una restrizione, quindi l'impossibilità di viaggiare, di lavorare altri artisti, di incontrare altre culture,
era qualcosa che veramente ci dava un po' un senso di oppressione, quindi volevamo trovare una soluzione, una strategia per continuare a lavorare a distanza con artisti di diversi paesi. E quindi è proprio durante il lockdown, il primo lockdown, che nasce questa idea, un progetto in realtà molto più ampio che si chiama Beyond Borders, attraverso il quale ci siamo connessi quotidianamente, una volta a settimana, con artisti di diversi paesi, artisti con i quali avevamo già collaborato in diversi progetti. E quindi diciamo che da questo macro contenitore nascono poi le webserie, perché abbiamo detto: ok, come facciamo? Come possiamo lavorare? E l'unico strumento era quello del video, e quindi di cercare di tradurre delle azioni performative, proprio perché noi lavoriamo in maniera multidisciplinare, quindi con attori, ma anche con danzatori e artisti, musicisti, eccetera, quindi di tradurre in video il lavoro che prima facevamo dal vivo. Certo, e avete fatto riferimento proprio al periodo del primo lockdown, no? Questo, come, prima di entrare proprio nel vivo, poi vedremo di video Dante, come ha influito nel vostro lavoro, soprattutto anche nel percorso creativo, ovviamente, che avete come compagnia? Certo, Non soltanto per quanto riguarda appunto la messa in scena, la scelta dello streaming proprio. ma il pensiero drammaturgico soprattutto, Beh, è cambiato no? tutto. Veramente ci siamo trovati ad affrontare proprio un nuovo modo di lavorare. Noi siamo abituati a lavorare molto fisicamente e con il contatto fisico con gli altri attori, tra di noi, nel rapporto appunto tra regista e attore e performer. E quindi all'improvviso ci siamo ritrovati invece in un'altra dimensione, e quindi a dover innanzitutto pensare prima e poi realizzare le cose, mentre chiaramente in teatro, nel nostro modo di fare teatro, molto è lasciato invece a non dico l'improvvisazione, ma a quel processo, diciamo, di lavoro che è in itinere, cioè è uno sviluppo continuo, e quindi si basa molto sull'azione e sulla reazione. Chiaro, chiarissimo. Dal punto di vista attoriale, Nicola, so che sembra assurdo chiederlo, però appunto che cosa è cambiato? Immagino anche una certa sensibilità, no, all'approccio rispetto a quanto avete fatto, quanto, a questo lavoro soprattutto. Sicuramente, per riallacciarmi a quello che diceva Anna Dora, la sfida è stata quella di accettare la frammentarietà e la discontinuità, due dimensioni alle quali questa nuova era pandemica, mi auguro post-pandemica, ci ha iniziato. E quindi anche dal punto di vista proprio attoriale si è trattato di imparare a lavorare per brevi frammenti, andare a sintetizzare il messaggio e l'emozione che si vuole trasmettere e comunicare in primis ai nostri partner di lavoro dall'altra parte dello schermo e poi a questo nuovo pubblico che andiamo a incontrare oltre lo schermo, oltre diciamo questa che ormai è diventata la quinta parete in teatro. Se abbiamo abbattuto la quarta parete, ora ci troviamo di fronte a questa quinta parete che però apre ad altre dimensioni, a molte possibilità. Quindi sintetizzare in delle brevi azioni, lavorando soprattutto sui dettagli e abituandosi a una distanza diversa. Se sono abituato come attore col mio corpo a riempire un palcoscenico, quindi teatri molto grandi, ho dovuto quasi assorbire, lavorare in una maniera quasi orientale, diciamo, assorbire l'energia, concentrarla in poco spazio, che è lo spazio che può essere inscritto in uno schermo e garantire una visione ottimale a uno spettatore che non sappiamo come si collegherà. Potrebbe stare davanti a un televisore piuttosto che allo schermo di un laptop, un computer, ma anche semplicemente in un ritaglio di tempo dal proprio telefonino. In qualche modo, attraverso questi device, dobbiamo riuscire a far passare messaggi ed emozioni proprio come facciamo in teatro. Ecco, ragazzi, adesso arriviamo proprio però a Video Dante e alle sue caratteristiche anche di internazionalizzazione, perché questo poi è un elemento fondamentale che voi con Beyond Borders avevate in qualche modo già affrontato e che qui,
trovano in un'opera che è prettamente italiana, fa parte della storia della cultura italiana, dei collegamenti con una realtà culturale che apparentemente è molto lontana da lei, la Divina Commedia e la cultura indiana. Che cosa avete trovato? Ci sono dei riferimenti di Dante a quel tipo di cultura, ma quali avete voluto mettere in evidenza? Ne avete trovati di nuovi? Com'è stato questo percorso anche nell'opera, nella realizzazione di Video Dante? Beh, come dicevi tu, apparentemente, no? Sembrano due mondi molto lontani, però poi in realtà se in qualche modo se andiamo a ritroso nel tempo e quindi se andiamo un po' ai tempi di Dante, sembra assurdo, cioè quello che ci ha molto meravigliato è il fatto che in realtà ci fossero delle grandi connessioni culturali all'epoca e delle connessioni che viaggiavano appunto in tutto il territorio che si muovevano quindi da occidente ad oriente in maniera molto fluida. E abbiamo quindi scoperto che poi nell'opera di Dante i riferimenti, per esempio, alla filosofia orientale, alla teologia orientale, in realtà è indiana, in particolar modo sono tanti, sono diversi, anche dal punto di vista, per esempio, astronomico. Dante utilizza molte volte dei riferimenti che ci consentono di collegare, diciamo, diversi luoghi nello spazio-tempo che, insomma, che conoscevano loro in quell'epoca, quindi uno spazio-tempo fatto in realtà anche un po' di fantasia, quindi di elementi reali e di elementi fantastici. E per esempio, una fra tutte, chiaramente il paradiso terrestre viene collocato in realtà proprio in India, e quindi ci sono tantissimi riferimenti durante il purgatorio, durante questa salita, ad elementi della filosofia indiana. E questo ci ha stupito tanto. Però poi in realtà esaminando bene, diciamo, il lavoro da un punto di vista performativo, avendo noi già lavorato in India e soprattutto anche avendo già lavorato con Anuradha, la danzatrice che collabora con noi in questa serie, ci siamo accorti che poi effettivamente quello che noi andiamo a ricercare sono proprio degli elementi basici, comuni delle differenti culture, quindi che diventano poi elementi universali di lavoro, che si basano molto sul ritmo, sull'interpretazione gestuale, coreografica, e via dicendo. Ecco, io proprio rispetto a questo è importante sottolineare, soprattutto lo stavamo già dicendo nella prima parte, ma non è mai abbastanza, che voi avete lavorato a distanza con queste Sì. persone, ovviamente, no? E sono davvero tantissime, perché ovviamente sono regioni indiane anche differenti, correggetemi se sbaglio, ovviamente, no? Ecco, tantissime, tantissime nazionalità, diciamo tribù anche differenti. La domanda che sorge spontanea è: d'accordo, ok, ammessi i collegamenti con Dante da parte nostra, quindi sappiamo che ipotizza la collocazione del paradiso proprio in India, ma invece dall'altra parte, quindi dal punto di vista di queste persone, di questi artisti che hanno lavorato con voi, che tipo di percezione c'è di Dante Alighieri? Beh, anche da questo punto di vista ci sono stati diversi studi in India e diverse traduzioni appunto della Divina Commedia, perché è un'opera molto affascinante, è un'opera che chiaramente si collega a un concetto di spiritualità, ma anche molto alla realtà politica, sociale, eccetera, e quindi trova delle forti corrispondenze nel mondo culturale indiano. Quindi non c'è molta distanza ed è un'opera che chiaramente è molto conosciuta, diciamo, in tutto il mondo. Quindi, ma in particolare in India abbiamo riscontrato appunto questo forte interesse proprio perché comunque c'è una concezione filosofica e religiosa che è molto legata appunto alla spiritualità, al concetto del viaggio, no? Pensiamo per esempio a Siddhartha,
Chiaramente appunto tutte le interpretazioni diciamo che vengono fatte della trasmigrazione delle anime e quindi di un passaggio da appunto un essere fatto di carne e qualcosa di più spirituale che poi passa in un'altra forma, si trasforma. Quindi diciamo che la percezione dell'opera è sicuramente dal punto di vista indiano visto molto da un lato filosofico e spirituale. Al di là poi delle traduzioni più o meno fedeli degli studi, c'è da dire che l'opera dantesca, in particolare la Divina Commedia, funziona da detonatore di suggestioni. E quindi in quelle regioni anche più remote, dove è ancora presente una tradizione tribale, quello che nutre il progetto è proprio la risposta alle suggestioni che l'opera può regalare. E quindi è come se andassimo poi quasi a scrivere, riscrivere il sottotesto, questa interpretazione personale. Dante ha lasciato milioni, infinite interpretazioni possibili della propria opera. Ancora oggi ci sono studi, nuove interpretazioni di alcuni passi, di alcuni canti, di alcune terzine. Ed è proprio questo che stiamo facendo. Anche come attore siamo fedeli all'opera, ma quando lavoriamo in sala all'azione, a un certo punto si tratta di lasciare l'opera da parte e continuare a calcare quelle suggestioni, quelle immagini che i passi danteschi ci hanno suggerito, ci hanno fatto intravedere. Ecco, e a proposito di fedeltà all'opera di partenza, voi avete scelto un percorso che è completamente innovativo, perché è quello di una serialità, che sappiamo essere il linguaggio narrativo principale per quanto riguarda gli ultimi anni, per il suo contatto e il suo legame con il pubblico, ma una serialità diversa dalla concezione televisiva a cui siamo abituati. Il teatro lo ha dimostrato anche in questi mesi, insomma. È capace di portare il concetto di serialità anche in una dimensione che è diversa appunto da quella puramente televisiva. Perché siete arrivati a questa decisione? Cioè, perché non fare ad esempio uno spettacolo pure semplice sulla Divina Commedia, ma era necessaria la serie? Allora, ci siamo interrogati molto sul format, proprio perché volevamo che venisse accolto dal pubblico del web e non solo dal pubblico, diciamo, abituato al teatro, allo spettacolo teatrale. Chiaramente fruire di uno spettacolo, magari attraverso streaming, quindi di un'ora di materiale performativo mediato da uno schermo, è sicuramente un'esperienza diversa che da quella appunto della fruizione in teatro. Pensiamo che attraverso il web si debba fruire di contenuti più brevi che possano in qualche modo arrivare ad un pubblico più vasto e anche multiculturale. E quindi ci siamo concentrati su questo, cioè come facciamo ad arrivare a questo tipo di pubblico che è abituato a contenuti molto brevi e anche magari molto più leggeri, però a portare un messaggio di un certo tipo, quindi a lavorare comunque su un contenuto di qualità, un contenuto che riesce a portare, quindi per esempio l'opera dantesca in diversi contesti culturali e che possa appunto essere fruito attraverso questi mezzi che abbiamo a disposizione. E quindi l'unico modo per noi era quello di concentrare, come diceva prima Nicola, il tutto in dei contenuti brevi, di sintetizzare il più possibile e cercando di far arrivare appunto un'emozione che chiaramente in teatro riesci a portare anche attraverso un contenuto più lungo, quindi a far entrare il pubblico nel tuo lavoro, ad essere con te in quel momento, mentre con l'intermediazione di uno schermo chiaramente non è la stessa cosa. Quindi abbiamo un po' sperimentato e abbiamo deciso di adottare questa formula, di far sì che i diversi episodi potessero in qualche modo attrarre questo pubblico e portarlo anche a seguirci nel tempo.
Peraltro è uno sviluppo proprio sincrono alla narrazione, no? Perché appunto sono 7 puntate, 7 sono i giorni in cui Dante ha compiuto il suo viaggio, quindi è anche da questo punto di vista un espediente a cui il pubblico è abituato, no? La narrazione in sincrono per episodi, appunto. Ecco, parlando proprio della Divina Commedia, c'è un migliore esempio. Io non so per quale motivo ancora non sia stata realizzata una serie TV sulla Divina Commedia, perché è uno spunto continuo. Appunto, Nicola lo chiamava detonatore di suggestioni, e è la realtà dei fatti, effettivamente. Nicola, io volevo sapere proprio da te che tipo di lavoro è stato. Cioè, è stato diverso dagli altri, proprio dal punto di vista attoriale, come ti sei trovato? Ma ho cavalcato molto la dimensione del viaggio, cioè è come se avessi la possibilità di raccontare tutti i miei viaggi, e sono stati tanti in questi anni di tournée come compagnie, in posti anche remoti e molto affascinanti, in un momento in cui non posso viaggiare. E questa è un po' la stessa condizione che Dante probabilmente ha vissuto con l'esilio. In un momento così forte sono emerse tutte delle suggestioni, dei ricordi che a contatto anche con dei luoghi suggestivi, probabilmente proprio quando attraversava quello che adesso oggi è il cammino di Dante, sono uscite fuori, quasi a contatto con la natura, isolato. Ed è stato un po' questo, a volte. Isolarsi in una sala di lavoro, stare a contatto con le suggestioni, a volte stare a contatto anche con gli ambienti esterni. Ricordo una cosa particolare: a differenza magari di progetti di serie televisiva, noi non andiamo a produrre tutti i 7 episodi e poi li rilasciamo, ma il racconto è simultaneo al processo di lavoro, alla produzione. Nel senso che lavoriamo al primo episodio, il primo episodio viene mostrato. Quindi raccogliamo anche dei feedback degli spettatori, dei follower che iniziano a seguire questo viaggio con noi, poi lavoriamo al secondo e al terzo. Questo diventa anche un documento del periodo che stiamo vivendo. A volte siamo costretti, più delle misure restrittive, a non poter accedere ad alcuni luoghi per effettuare le riprese. E stessa cosa accade in India. A volte invece in India è tutto aperto, c'è libertà. Si può andare a girare all'esterno e qui no. Quindi è un viaggio che stiamo compiendo esattamente in questo momento dove il viaggio ci viene negato. E quindi forse questo ci ricollega di più ai nostri ricordi, alla nostra dimensione, diciamo, a questo percorso che dobbiamo compiere, sperando, come tutti stiamo facendo, di vedere un po' la luce come elemento alla fine di questo viaggio. Certo, interessantissimo tra l'altro che si modifichi, se vogliamo, anche magari sui feedback del pubblico di puntata in puntata, no? Cambia anche il vostro lavoro all'interno proprio delle varie puntate. Questo è molto No, tra interessante, l'altro perché non è un lavoro compiuto del è tutto. una dinamica che ricorda il funzionamento proprio della serialità televisiva americana, cioè ci sono gli screen test che mettono alla prova magari determinate battute, determinati momenti di una puntata, se non funzionano quel momento viene riscritto e rigirato, quindi insomma sì, un work in progress costante. Che poi E proprio su sì? il meccanismo del teatro, no? Era il meccanismo del teatro. Appunto, appunto. Esattamente, no, le sitcom americane hanno proprio questo modello, cioè il pubblico è presente mentre vengono girate, le risate registrate che noi sentiamo nelle sitcom televisive sono risate vere, però di fatto, cioè magari leggermente manipolate, ma sono E tutto vere. questo ovviamente a partire da quello che di fatto era il È il teatro. teatro, è certo, ma assolutamente, assolutamente sì. Gli americani, Hollywood non ha inventato Non sono nulla, inventati niente, diciamolo, dai, diciamolo insomma. forza. No, ma proprio a proposito di questo, a partire da questo momento che stiamo vivendo su cui si inserisce il vostro video Dante, Facciamo la proiettandoci al domanda futuro, rituale è per che forza. utilizziamo sempre Alla fine sarà una specie di in sondaggio qui a chiusura. Babylon, Sì, vedremo quanti hanno risposto demonteremo in un tutti certo modo e insieme. vedremo dove andrà il teatro italiano Lo dalla vediamo. seconda metà del 2021 Ce in ne siamo poi, già più o accorti, credo che potremmo rispondere, tra l'altro. meno. No, ma intanto io vi chiedo se voi
Vi sareste mai immaginati di girare una web serie teatrale tra più continenti, intanto, cioè, se non ci fosse stato tutto quello che abbiamo Innanzitutto una web vissuto? serie, poi una web serie teatrale, e Teatrale, poi tra più continenti addirittura, quindi è un esatto. upgrade continuo. Esatto, e poi inevitabilmente appunto la domanda rituale, il digitale, l'elemento dello streaming, secondo voi sarà qualcosa che resterà indelebilmente ormai per quanto riguarda il linguaggio del teatro? Ne farà comunque parte anche quando l'emergenza Covid sarà finita? Ecco. Belle domande. Allora, sicuramente no, non ci potevamo immaginare di realizzare delle serie teatrali, delle web serie teatrali intercontinentali, eccetera. Chiaramente un po' è il nostro modo di lavorare, quindi abbiamo sempre lavorato a livello internazionale, quindi sempre collaborato con attori e artisti da tutto il mondo e quindi diciamo che ne è un po' la naturale conseguenza, quindi è un'evoluzione di quello che chiaramente noi già facevamo o un adattamento, insomma, dipende dal punto di vista. Quindi era difficile immaginarlo, come chiaramente era difficile immaginarsi una pandemia, no? Che potesse in qualche modo sconvolgere così la vita di tutti a livello mondiale, a livello globale. E, per quanto riguarda il futuro, allora noi ci stiamo comunque stupendo sempre più per il fatto che comunque diciamo, abbiamo diversi progetti di serie, quindi con diverse parti del mondo, per cui sicuramente continueremo a lavorare così fino alla fine dell'anno, cioè, ma speriamo anche di tornare in scena e quindi di affiancare lavori. Non ci dispiacerebbe il fatto che le cose potessero in qualche modo affiancarsi, cioè che non ci sia, come dire, poi una totale interruzione magari di progetti innovativi, magari di questo tipo, ma che si possa continuare anche a realizzare cose di questo genere, perché chiaramente non è sempre facile magari andare dall'altra parte del mondo, realizzare dei progetti insieme dal vivo, eccetera, eccetera. Per cui se le due cose continuassero a viaggiare magari all'unisono non ci dispiacerebbe, e anche il fatto che magari il pubblico del web interessato magari da questa modalità possa in qualche modo poi confluire anche nel teatro, cioè possa riempire i teatri magari avendo conosciuto il teatro in maniera diversa, in maniera mediata. E questo ci sta accadendo perché abbiamo diversi feedback da parte di ragazzi anche che ci dicono: ma noi il teatro non lo conoscevamo così, però sì, mi interessa, magari verrei a vedere che cosa fate anche, anche in teatro. Diciamo che abbiamo fatto una distinzione immediatamente tra quello che è live streaming e quello che invece è lo streaming di contenuti realizzati Ad ad hoc. hoc. Quindi abbiamo differenziato le cose, da un lato il nostro lavoro teatrale dal vivo, a contatto con lo spettatore, dall'altro la sfida di lavorare con un altro mezzo, che è quello dell'audiovisivo, che quindi implica anche tutta una conoscenza diversa, noi ci siamo molto autoformati in questo periodo, però abbiamo posto questa differenza. Quindi lavoriamo sapendo che andiamo a creare un prodotto, quindi una metodologia differente. All'inizio è stata una scommessa per tutti, per noi, per il nostro musicista Riccardo Nanni, che compone tutte le musiche originali, che è abituato a lavorare con noi, a fare tournée con noi, invece adesso ci scambiamo tracce a distanza con gli artisti che lavoravano con noi, quindi Anuradha, Venkatanarami in India, anche chi ci supporta per fortuna, in questo caso l'Istituto Italiano di Cultura di New Delhi, ha scommesso inizialmente su qualcosa di nuovo, cioè fare una È programmazione sicuro. diversa. È sicuro. Noi Io abbiamo parlato moltissimo qui a Babylon. Abbiamo parlato sia di audience development, appunto, quindi diciamo dell'espediente non dello streaming, ma innanzitutto del digitale per poter anche avvicinare, no, il pubblico al teatro.
E poi abbiamo parlato moltissimo di questo, quindi di nuovi prodotti, di quello che vedremo a teatro con la consapevolezza di quello che è successo in quest'anno, con l'avanzamento che c'è stato. Ragazzi, instabili, noi purtroppo siamo in chiusura, dobbiamo ringraziarvi tantissimo innanzitutto e vi vorremmo di nuovo qui assolutamente per quello che farete tra poco, in futuro. Molto, Davvero. molto volentieri. Grazie Siamo stati davvero tanto, tanto felici, quindi un ciao grandissimo, ci vediamo quindi appunto per le vostre date, per Video Dante e poi presto sempre qui a Babylon. Grazie. lavoro. Ciao. 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 Salutiamo Anna Dora Adorno e Nicola Pianzola, rispettivamente regista e uno degli interpreti di Video Dante, serie, web Esatto. serie in streaming teatrale tra Italia e India sui 700 anni dalla morte di Dante e la Divina Siamo Commedia. Ti riusciti abbiamo anche a detto far questo, ecco, questo è da stato Babylon. l'anniversario dantesco di Babylon. Esatto. Babylon termina qui, quindi però noi torniamo, Ma ci quello sì, auguriamo di assolutamente tornare, sì. no? Torniamo Arrivedere le stelle. tutti i giorni sul 264, grazie mille, ciao! Ciao!